Bentornati sul mio canale. Oggi faccio un piatto povero della Sicilia, la pasta con la mollica. Allora, mettiamo a cuocere la pasta in acqua salata. Io oggi utilizzo quella integrale, ma ovviamente usate quella che preferite. Preparo il condimento, olio extravergine, uno spicchio di aglio bello frantumato, qualche filetto di acciuga. A metà cottura ci metto gli spaghetti con un po' di acqua di cottura, finisco di cuocere. Prendo una fetta di pane, l'ho tostato e lo facciamo a pezzettoni. Se ci riesce anche un po' tritato. Trito anche il prezzemolo. Cottura ultimata della pasta, tolgo l'aglio. Io ho lasciato un pochino il sughetto lento, eh? Ci metto il pecorino o il parmigiano se preferite. Mantico a fuoco spento. Nel piatto. Adesso nella stessa pentola metto un goccino d'olio e faccio saltare il pane. Ecco, si è ben insaporito con l'olio. Spengo il fornello. Potete utilizzare benissimo il pane vecchio. Ci metto un altro pochino di formaggio, prezzemolo e anche un pochino di buccia di limone grattugiata. Con pochissimi ingredienti, un piatto delizioso e buono, è squisito. Poi questo pane croccante, veramente ottimo. Ciao, a presto da Marta.